Allora, Guglielmo Minervini, noi abbiamo seguito proprio la sua conferenza stampa di presentazione della candidatura. Lei già in quell'occasione aveva parlato di poteri forti con cui si sarebbe scontrato. Diciamo che cominciano ad emergere questi poteri forti. Assolutamente sì. L'ultima idea che aveva sfiorato la mia mente era l'ipotesi che si organizzasse uno sgambetto per impedire di raggiungere i nastri di partenza. Pensavo che le insidie dovessero riguardare la fase della gara. Invece ieri ho assistito ad una cosa abbastanza sconcertante. Un pezzo di apparato del partito, per fortuna la base sta da un'altra parte, che ha tentato scorrettamente, militarizzando l'assemblea, di prendere atto, di impedire all'assemblea di prendere atto della presenza, della consistenza della mia candidatura. È una cosa abbastanza sconcertante, perché un partito che si vuole bene, che tiene alla sua immagine anche rispetto all'opinione pubblica, ai cittadini che ci osservano, guardano e si fanno delle idee, avrebbe semplicemente dovuto prendere atto della presenza di due candidati, sentirli, augurargli buone primarie, rimettendo ovviamente la decisione ai cittadini, al popolo delle primarie. Invece questo non è accaduto. Ancora una volta ieri quell'assemblea di buonsenso è stata trasformata in una platea che tentava con arroganza di affermare il suo rapporto di forza. Siccome non è quello il rapporto di forza che mi interessa invece quello che pensano i cittadini pugliesi. La mia sfida sul cambiamento della Puglia si fa in giro per i territori, incontrando i cittadini. Il popolo delle primarie è molto più forte di quello che possono pensare tutti gli apparati messi insieme. Ecco, assessore, è una sfida che invece io considero la partita assolutamente aperta. Sì, assessore, oggi su alcuni quotidiani, io leggo adesso davanti a me il pezzo di Francesco Strippoli del Corriere del Mezzogiorno, scrive che Emiliano avrebbe dalla sua 232 firme a favore, quindi le restanti in questo caso teoricamente andrebbero a sostegno della sua candidatura. Noi sappiamo che servono ogni candidatura deve essere sostenuta dal 35% dei componenti dell'assemblea o in alternativa dal 20% degli iscritti al partito. Ecco, ci sono delle difficoltà da questo punto di vista per quanto riguarda la sua persona, oppure diciamo che tutto questo esula dal discorso proprio meramente teorico di ciò che serve per presentare la candidatura? Allora, il centrosinistra ha stabilito che per presentare la candidatura servono 9.600 firme, poco meno di 10.000 firme. Questo è il punto di partenza che consente ai candidati di presentarsi ai nastri. Il Partito Democratico, c'è una norma interna che dice che i candidati del Partito Democratico devono avere quelle condizioni in assemblea, negli assemblei dei delegati. Lo spirito di quella norma è selezionare i candidati qualora ci fosse un numero esuberante, eccedente. 35% significa che il Partito Democratico stabilisce che come sue espressioni possono al massimo essere due i candidati. Ragione per la quale ieri il passaggio più di buon senso sarebbe stato quello di prendere atto che nel nostro caso siamo esattamente due i candidati, che quindi entrambi potessero rappresentare il Partito Democratico. Da ieri mattina il partito è stato militarizzato, sono state gestite per tutta la mattinata, diciamo, anche attraverso le strutture del partito, pressioni sui delegati per impedire il raggiungimento delle firme e quindi, diciamo, configurare una sorta di concessione alla mia candidatura. Ma io, come ho spiegato ieri, la mia candidatura andrà avanti nella società. Se il partito intende attraverso uno sgambetto impedire che transiti all'interno dei suoi organismi, è un problema del partito. A me dispiace per il Partito Democratico. Per quanto mi riguarda, diciamo, la dimostrazione che c'è ancora un coagulo di interessi che usa la politica come un tentativo di limitare le potenzialità, diciamo, del popolo delle primarie. Non è questo il punto. Molto chiaro Guglielmo Minervini, come sempre, devo dire dichiarazioni fortissime proprio qui a Controradio. Un'ultima domanda, però le chiedo una risposta flash e ne approfitto, assessore, per invitarla qui in studio, così magari potremo approfondire un po' meglio anche il suo impegno in vista delle primarie. Le chiedo questo, ma al contempo anche una risposta flash, perché dobbiamo andare avanti con il nostro appuntamento. Lei è disponibile in ogni caso alla di Emiliano su un'eventuale deroga per quanto riguarda le firme, o diciamo la porta da questo punto di vista è assolutamente chiusa?
Ma guardi, questa finzione delle firme in assemblea, in un'assemblea che ha un carattere esclusivamente formale, io non l'accetto. E se l'assemblea vuole svolgere la sua funzione dirigente, deve prendere atto che sono due candidati, deve procedere alla designazione, punto e basta. Questo gioco di rigidimento formale, io voglio ricordare che nello scorso congresso del Partito Democratico Nazionale, derogando a tutte le regole, si prese atto addirittura che erano 3-4 i candidati, anche la Puppato partecipò, non so se mi spiego. Allora, se qualcuno intende trasformare un dato formale che ha uno spirito, diciamo, che nel nostro caso è assolutamente tranquillo, perché siamo esattamente due i candidati, va bene, in uno sgambetto politico per affermare surrettiziamente dei rapporti di forza, questo non esiste. I rapporti di forza sono rinviati al consenso dei cittadini, il consenso dei cittadini si trova fuori dall'apparato. Certo, assessore Minervini, è chiaro che poi dovranno essere le urne a decretare il candidato in vista delle regioni del 2015. Io mi sarei aspettato ieri un'assemblea che semplicemente ascoltava i due candidati, prendevano atto appunto che entrambi erano candidati, gli applaudiva entrambi, gli augurava buone primarie. Un partito sereno avrebbe fatto esattamente questo. Molto chiaro, staremo a vedere insomma cosa accadrà a questo punto il prossimo 20 settembre. Io nel frattempo, assessore, la ringrazio per essere intervenuto qui su Controradio e la aspetto in studio. Perfetto.